da oggi per tutti disegnare sarà molto più facile. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Nell'intro vi ho detto che da oggi disegnare sarà molto più facile per tutti ed effettivamente è così, perché oggi andrò a recensirvi un oggetto delle meraviglie, un oggetto molto affascinante che esiste da sempre nel mondo del disegno, ma che forse non è stato mai così comodo e compatto. Oggi vi parlo infatti della Lucy Camera. Questo non è un video sponsor, cioè la Lucy Camera non mi paga per avere questo video in cambio, anzi vi dirò di più, è una recensione che ho chiesto io. Ho visto il loro video su Facebook e mi sono innamorata di questo oggetto, ho detto lo devo far vedere ragazzi, specialmente in previsione del Natale, perché è un regalo fighissimo. E allora eccoci qui a parlare della Lucy Camera. Lucy Camera arriva da oltreoceano, è un prodotto americano e come vi dicevo sono stata io a contattare l'azienda dopo aver visto il loro video su Facebook, credendo che mi avrebbero cordialmente ignorata, perché diciamo la verità, Arte per te è un canale molto grande in Italia, ma per i numeri americani siamo praticamente inesistenti, e invece loro con grande cortesia e con grande tempestività mi hanno risposto che volentieri mi avrebbero mandato il loro prodotto. Quindi io ero contentissima nel porgervi questa opportunità di conoscere uno strumento così versatile e che può diventare così utile. La mia è il modello base, quindi costa sui 98-100 dollari ed è, come vi dicevo, una bella idea regalo. Cos'è? È un marchingegno che serve per proiettare l'immagine di ciò che abbiamo di fronte su un piano orizzontale, il piano del foglio. Una sorta di marchingegno come quelli usati da Leonardo e Canaletto per carpire le immagini e riportarle sul foglio e fissarle così eternamente in opere d'arte. Questo non risolverà del tutto il problema dei pittori e dei disegnatori, né sarà un barare, perché poi fatte le linee di contorno dovrete essere voi a emettere i colori e il chiaroscuro. Però può essere un grande acceleratore di lavoro, può essere una grande mano per coloro che compilano quadri in serie o disegni in serie, per coloro che fanno di questo un mestiere, e quindi il fattore tempo incide anche sul prezzo del manufatto. È soltanto un mezzo, quindi sta alla persona usarlo nel modo concettualmente onesto. A me, devo dire, piace tantissimo l'idea, anche per avvicinare i ragazzi più giovani al mondo del disegno. È anche un bellissimo modo per correggere i propri disegni, cioè mettere l'imprinting del nostro disegno ad occhio libero, non a mano libera, ad occhio libero, e poi vedere se effettivamente ci abbiamo azzeccato oppure no, o dove abbiamo sbagliato. Quindi può essere anche un affinatore di capacità e un affinatore di attenzione. Ma basta parlare, spostiamoci di là e andiamo a provare la Lucy Camera. Pronti per dipingere il nostro soggetto, questo non ci badate, è il microfono della videocamera. Il nostro soggetto che disegneremo oggi sarà lui, questa composizione, questa natura morta, questa composizione di innaffiatoio e frutta. La prima cosa che avevo davanti, ragazzi, qui ho il mio foglio e riprenderemo il disegno attraverso lei, che è la Lucy Camera, che ora vi faccio vedere come funziona. La Lucy Camera si assicura al piano da lavoro tramite un morsetto, ecco qua, facilissimo da mettere perché è a vite e vi posso assicurare non rovina le superfici dei mobili, perché sennò io mai l'avrei messo sul mio tavolo. Allora, adesso vi faccio vedere com'è. Questo è il retro, anche qui tenuta da morsetto, e sulla parte superiore insiste una finestrella che è l'occhio della Lucy Camera, l'occhio attraverso cui noi dobbiamo guardare. Qui sotto ho il foglio, lì ho il soggetto. Questa macchina attraverso quest'occhio porterà, catapulterà quel soggetto riflettendolo sul nostro foglio. Vi faccio vedere. Guardiamo attraverso l'occhio della Lucy Camera. Voilà! Vedete? Qui c'è il foglio, lo rimuovo, qui c'è il tavolo, ma il soggetto rimane. Visto? E questa è la magia della Lucy Camera. Ora, voi non la vedrete proprio benissimo.
e vedete anche parti tipo questa che io invece nella realtà non vedo perché è un riflesso del lampadario del soffitto. Io vedo tutto questo molto più nitido sul foglio. Quindi riprendere il soggetto per sommi capi con la matita ripassandoci sui margini sarà semplicissimo e quindi non tradirò le proporzioni nelle forme nella composizione. È una scorciatoia divertente che però io non trovo sia un barare. Perché? E vi spiego anche il perché. Perché attraverso la lusicamera voi potrete prendere soltanto i contorni, qualche chiaroscuro sommario, ma più di quello no. Poi il disegno dovrete farlo voi. Ovviamente su cartoncino nero e su fondi scuri risaltano molto di più le immagini, ma anche su fondi chiari devo dire la macchina si comporta molto molto bene. Questa invece è la parte anteriore con questo specchio che riprende l'immagine, quindi lo riporta all'interno della nostra lusicamera. Ora basta parlare, andiamola a provare. Ok, a questo punto cominciamo subito e cominciamo dal margine esterno. La cosa importante è guardare sempre dallo stesso occhio, mi raccomando, e non spostarsi mai, perché naturalmente se vi spostate varia, ecco, anche il vostro punto di vista. Quindi se vi doveste spostare, prendete come linee guida le linee che avete già tracciato e riportate il disegno nel posto giusto. Capite bene che farlo così è semplice, eh? Potete anche definire gli ambiti delle ombre. Sicuramente ragazzi, sì, l'effetto a voi sembrerà bellissimo, no? Del disegnare così speditamente, ma vi posso garantire che l'occhio si stanca. E anche parecchio, e in più naturalmente come vedete il disegno viene ripreso nelle proporzioni generali ma non viene proprio perfetto. Ora vi faccio vedere una cosa, quello che intendevo. Allora, eccoci qua sopra la lusicamera. Voi non vedete il segno a matita, voi vedete solamente l'ombreggiatura, non posso farvi vedere. In pratica questa immagine viene sovrapposta a quella mia matita e quando io mi sposto l'immagine colorata si sposta leggermente, quindi io con l'occhio devo ritornare a centrarla. È l'unico modo per disegnare bene. Questo comporta uno sforzo visivo molto molto ampio. Poi i soggetti scuri vengono disegnati più facilmente se messi in ombra. Paradossalmente escono meglio. Infatti la mela, io se tolgo la mano non la vedo, quindi è anche una questione di luce. Probabilmente lavorando con luce naturale, ma io qua vedo il puntone della mela. Comunque già in 448 diciamo che la mela è disegnata e voilà. E le linee principali del disegno si può dire che siano state riportate in toto. Guardate, vi faccio vedere la mia composizione fatta in 3 secondi e di rimpetto a me la composizione principale. La vedete da un diverso punto di vista, ma diciamo che proporzioni sono rispettate, posizioni sono rispettate, ora sta solamente nell'affinare con chiaroscuri e colore. Abbiamo detto niente, però già è un grande aiuto che abbiamo avuto nell'impostazione del disegno. Mi piace moltissimo per i bambini, un po' per giocare con i disegni, per dare quella soddisfazione della ripetizione delle forme, per fare capire la ripetizione delle forme ai bambini nel seguire la linea. Mi piace molto per chi deve fare dei quadri alla velocità della luce, non vuole perdere tempo a riportare il soggetto con ore e ore di studio e di misurazioni. Diciamo che è uno strumento utilissimo che, se usato nel giusto modo, può dare veramente grandi soddisfazioni, la nostra lusicamera. Questo è quello che si vede nella parte anteriore, voilà, è un oggettino piccolissimo
che comunque ci consente di fare delle cose carinissime in pochissimo tempo. Quindi divertitevi se volete con la Lusicamera, il link ve lo lascio qui sotto nell'info box. Riportate i vostri disegni su foglio chiaro, ma anche vi faccio vedere su fondo scuro cosa succede. E voilà! La magia è ancora più evidente. Peccato che la messa a fuoco attraverso l'obiettivo. Ecco qua. Cioè, ci rendiamo conto? Questo è il foglio, ragazzi. Qua c'è la mia mano. Io mi divertirò un sacco ad utilizzarla. Veramente, adesso per esempio su fondo nero è meraviglioso, meraviglioso, facilissimo. Sembra una magia pure per me. Troppo divertente. E anche qui in 4 e 4/8 ecco tracciate le proporzioni del disegno, quindi una maniera facile e spedita per riprendere in 2 minuti quello che è la sommarietà del disegno. Poi naturalmente sta a voi intensificarlo, renderlo veritiero con i colori, con il chiaroscuro. Quindi io non vedo la Lusicamera come un modo per barare, dà soltanto un giusto incipit all'inizio del lavoro, poi tutto il resto dovrete farlo voi. Per il prezzo che ha, che mi pare che sia di $99, vi lascio tutto nell'info box, io credo che sia un regalo di Natale molto molto intrigante per le persone che amano disegnare o che perdono molto tempo nei riporti dei disegni. Bene, vi ho presentato la Lusicamera, ora ditemi voi cosa ne pensate. Ci vediamo presto, ciao! Visto che forte, è troppo troppo bella. Ragazzi, è uno strumento che veramente dà nuovo vigore al disegnare. Anche io che disegno da sempre, ormai senza griglia e a mano libera, appena l'ho visto ho detto è intrigante sta cosa, voglio provarla e sono sicura che a voi piacerà. Molti di voi non ne avranno bisogno, ma tanti di voi io credo saranno catturati da questo oggettino e sono contenta di avervelo fatto conoscere, perché Arte per Te deve fare proprio informazione nel mondo delle belle arti. Bene, che dire, voi cosa ne pensate? Lasciatemelo scritto qua sotto. A me piace molto e da insegnante a me piace molto anche come strumento di affinazione dell'osservazione, cioè attraverso quella camera si riescono a carpire tanti particolari che lasciando lo sguardo libero non si riescono a vedere. Quindi a me piace anche il sentore didattico di questa macchina, che dopo aver fatto un disegno noi così liberamente copiandolo possiamo andare a correggere autonomamente i nostri errori, no? Senza qualcuno che ci dica, come faccio io durante il corso, guarda hai sbagliato qua, hai sbagliato qua. Certo, se lo prendete come una scorciatoia sarà un modo veloce per accelerare i tempi, ma se lo prendete come strumento di miglioramento del vostro stile potrebbe esservi di grande grande aiuto, perché vi segnala gli errori in maniera proprio autentica. Quindi se questo strumento vi piace e questa recensione vi è piaciuta, lasciatemi un pollice in su, io vi lascio tutti i riferimenti del caso qua sotto. Casomai vogliate farvelo regalare per Natale, non si sa mai, vi posso assicurare che arriva in tempi brevissimi, mi è arrivato nel giro di una settimana ed è veramente veramente una gran figata, ragazzi. Non ve lo direi se non fosse così, lo sapete. Io ringrazio l'azienda per aver accolto l'invito di Arte per Te e ringrazio soprattutto voi per essere stati con me anche in questo video. Vi aspetto su Instagram, su Facebook, su Ombretta, il mio secondo canale, e su Due Cuori Una Cappa, il mio canale di cucina, ma soprattutto vi aspetto qua per un prossimo video. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!